Salve a tutti ragazzi, io sono Olga e benvenuti in un nuovo video. In realtà questo è il primo video che io carico qui sul canale perché sta diventando un'impresa. Avrò fatto 150.000 registrazioni, l'audio che non si sente, l'immagine che si interrompe, la luce che non va bene. Quindi è il primo video, prendetelo per buono, va bene? Perché altrimenti non ne uscirò più, non ne uscirò più. Allora, essendo un primo video, dovrò anche cercare di stare nei tempi perché YouTube, insomma, 20 minuti forse era un po' troppo, quindi cercherò veramente di essere essenziale. Questo lo utilizzerò come video di presentazione, però piuttosto che presentarmi attraverso una descrizione del genere ciao, il mio nome è Olga, ho 21 anni, vivo qui e faccio questo, ho preferito prendere alcune domande, ben 25 in realtà, di un tag molto popolare su YouTube dal titolo Indiscrete domande letterarie. In realtà poi nemmeno tanto, perché domande indiscrete per me sono altre. Ma comunque, ho deciso quindi di prendere queste domande perché penso che siano adatte a farvi capire un po' quali siano i miei gusti e soprattutto perché sono domande e temi che tutti noi lettori abbiamo affrontato. Tutti. Non se ne salva uno. Partiamo quindi dalla prima. In realtà io molte le ho imparate a memoria a furia di risponderle, quindi insomma, alcune cercherò di essere anche un po' più breve nella risposta. Perdonate la qualità del video, punto 1, e punto 2, questo microfono. Purtroppo è l'unico che ho, quello lì del telefono, che mi permette di poter parlare ed essere ascoltata, perché tutti gli altri fanno letteralmente pena. Allora, numero 1, come scegli i libri da leggere e ti fa influenzare dalle recensioni? Allora, scelgo i libri da leggere e quindi anche da acquistare, soprattutto in base al gusto, al sentimento, insomma, che ho. Per esempio, io studio storia alla Federico II di Napoli, quindi come potrete intuire, adoro i romanzi storici e quando vado in libreria non posso non fare un salto nella zona romanzi storici o saggi storici. Quindi vado veramente molto molto a sentimento. Non mi lascio influenzare dalle recensioni perché in realtà non le leggo mai, le leggo dopo, semmai per vedere se anche altre persone hanno avuto le mie stesse sensazioni, però mi faccio influenzare dalle citazioni, cioè è un modo tutto mio, io di solito scelgo un libro in base alle citazioni, oltre che alla trama. E devo dire che di solito mi è capitato di avere una buona corrispondenza tra la citazione o le citazioni che mi avevano colpito e la bellezza di un libro. In realtà poi ci sono stati casi nei quali invece la cosa non è andata così felicemente, quindi ve ne parlerò in un video, diciamo, dei libri che non mi sono piaciuti o che in qualche modo mi hanno delusa. Numero 2, dove compri i libri? In online o in libreria? Allora, quando ero piccola li compravo generalmente in libreria perché leggevo di meno. Invece, ovviamente, adesso, leggendo molto, molto, molto di più, compro spesso in libreria perché effettivamente ci sono sconti che scusatemi, compro online perché spesso ci sono sconti che in libreria è difficile trovare. Però devo dire che sto cercando un po' di bilanciare entrambe le cose, quindi a volte libreria, altre volte online. Numero 3. Aspetti di finire la lettura di un libro per acquistarne un altro o ne hai una scorta? Insomma, io vi vorrei un attimo mostrare, però ho paura che poi la luce non vada più bene. Comunque vi dico soltanto che nella mia wishlist ci sono 120 libri, libri che ancora devo leggere a casa, penso ne siano circa 200, quindi comprenderete benissimo che ogni lettore ha una scorta di libri, perché tutti abbiamo paura di restare senza libri. Numero 4. Di solito quando leggi? Leggo ovunque, mattina, giorno, pomeriggio. Ovviamente mi piace molto leggere la sera perché concilia il sonno e molto la mattina presto, specialmente in inverno quando mi sveglio per andare all'università, perché è come quello stadio in cui non sei ancora sveglio ma sei ancora addormentato. Quindi è un modo dolce per svegliarmi, anche se poi magari lei. Vi dico che in inverno leggevo Guerra e Pace, quindi magari alle 6 del mattino non capivo niente, però non era importante. Numero 5. Ti fa influenzare dal numero di pagine quando compri un libro? No, quando ero piccola ovviamente sì, perché quando si è piccoli 300 pagine sembrano un'infinità. In realtà ora il libro più lungo che ho a casa è di 1273 pagine, il Visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas, quindi come potrete intuire, insomma, non mi faccio assolutamente spaventare dalle pagine di un libro, perché sono dell'idea che un libro se ti piace ti conquista. A volte ci sono libri di 50 pagine che sono ricchi di significato,
così come ce ne sono altri di 3.000 vuoti e viceversa. Quindi secondo me tutto dipende dalla bravura dello scrittore e del libro. Numero 6, genere preferito, come già vi ho detto, il romanzo storico, però devo dire che sto cercando nell'ultimo periodo di avvicinarmi anche a thriller non eccessivi e gialli non particolarmente impegnativi perché la lettura deve rilassarmi, se devo applicarmi a trovare l'assassino, come ti rilassi, cioè. 7, hai un autore preferito? È difficile da dire perché poi tutti i libri che ho in un modo o nell'altro li posseggo perché adoro quell'autore, però se proprio dovessi scegliere, di certo adoro Alexandre Dumas. Padre e anche figlio. Numero 8. Quando è iniziata la tua passione per la lettura? È iniziata, credo che ero veramente piccolina, soprattutto perché mia madre mi leggeva favole, comprava videocassette della Disney, quindi diciamo che la mia fantasia è sempre stata molto sviluppata. Credo che da un lato mi abbia aiutato anche il fatto che, essendo figlia unica, spesso mi ritrovavo da sola, cioè nel senso non che i miei mi abbandonassero, ma magari erano occupati nelle loro faccende, io non sapevo cosa fare, quindi leggevo un libro e passavo il tempo. Numero 9. Presti libri? Ho detto tutto. Numero 10. Riesci a leggere un libro alla volta o più libri contemporaneamente? Quando ero piccola leggevo più libri alla volta, poi ovviamente un classico di 800 pagine non, almeno secondo me, necessita di tutta la tua attenzione, non puoi nello stesso tempo concentrarti su altro. Quindi per un periodo leggevo un libro per volta, adesso, siccome appunto la wishlist è cresciuta parecchio, volevo cercare di leggere più testi in modo tale da poter in qualche modo velocizzare. Quel che è certo è che quando leggo un romanzo secondo me ha bisogno di attenzione, nel senso che tu devi seguire una storia, un percorso. Invece il saggio può essere interrotto per poi essere ripreso, quindi ecco, forse più saggia alla volta è più fattibile, però il saggio è più impegnativo. Un romanzo, secondo me, no. Numero 11. Due amici familiari leggono. Amici sì, non sono cronici come me, ma leggono anche loro una cifra consistente di libri. Familiari, no. Mio padre legge alcuni titoli e generi. Mia madre, poiché è impegnata, anche lei non è che legga molto, però le piace. Numero 12. Quanto ci metti mediamente a leggere un libro? Non ho una media precisa. A volte i libri ci ho messo 48 ore, altre volte 3 mesi. Dipende se il libro mi piace. Quindi diciamo che mediamente in una settimana lo faccio fuori, ecco. Se sono libri di 300 pagine, posso benissimo leggere 100-150 pagine al giorno. Quindi non proprio perché leggo ovunque. Per cui insomma dipende. Però di solito mediamente una settimana è più che sufficiente. Numero 13. Quando vedi una persona che legge sui mezzi pubblici, ti metti a sbirciare il titolo del libro? Ma Mi sembra più che ovvio, no? Cioè, un lettore non può vivere senza sbirciare i titoli degli altri, cioè è impossibile. numero 14. Se tutti i libri del mondo dovessero essere distrutti e potessi salvarne solo uno, quale sarebbe? Sarebbe di certo Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Se ci saranno altri video, scoprirete che io adoro questo romanzo, quindi lo citerò sempre e comunque, e quindi a maggior ragione vorrei averlo con me per tutta la vita, se, ahimè, tutti gli altri libri andassero perduti. Numero 15. Perché ti piace leggere? Perché è una passione, è la linfa vitale, nel senso che ognuno di noi ha delle passioni, che siano sport, cucina, lettura, viaggi, qualsiasi cosa. Di solito le passioni, quelle buone, ci devono rendere felici, ci devono far star bene e quindi nel mio caso è la lettura. Numero 16. Leggi libri in prestito o libri solo tuoi? In realtà solo miei perché le librerie della mia zona, ce n'è una ma è vecchissima, fornita male, quindi leggo libri miei. Poi sono anche molto gelosa dei miei libri, quindi non. Bene, perché la porta che sbatte ci voleva. Certamente, questo video non poteva essere perfetto dopo il 128esimo tentativo, ovviamente no. Numero 17. Qual è il libro che non sei mai riuscito a finire? Allora, di solito cerco di finirli quasi tutti per farmi un'idea completa della storia, in positivo o in negativo. Sono dell'idea che però un libro, se dopo le 100 pagine non ti prende, c'è qualcosa che non va. O il libro o sei tu che in quel momento non sei portato per quel libro. Devo dire che un libro che proprio non ci sono riuscita, siamo già al terzo tentativo, è I Viceredi di Roberto. Qualcuno potrebbe dirmi: wow, sei riuscita a leggere Guerra e Pace, non sei riuscita a leggere I Viceré. Non so, al momento forse non è il suo caso fortunato, il suo momento fortunato, forse dovrò più che altro sperare di
di sentirmi, ecco, nel mood di volerlo leggere prima di regalarlo. Quindi vedremo. Poi, numero 18. Hai mai comprato un libro solo perché ti piaceva la copertina? E se sì, cosa ti attrae della copertina? Di solito no. Cioè, penso comunque che la copertina, anche come noi il nostro aspetto fisico è la copertina del nostro animo. Quindi è vero che non bisogna giudicare un libro dalla copertina, però comunque la copertina deve colpire. Quindi di solito sì, la copertina mi colpisce. E devo dire la verità, quasi tutti i libri che ho letto avevano una copertina coerente con il tema, ovviamente, del libro, e soprattutto fatta bene. Quindi non posso lamentarmi. Mi piace di certo il colore e, diciamo, mi piace molto che l'immagine debba comunicare qual è più o meno il tema del libro. Non mi piacciono quelle cose troppo astratte che bisogna fantasticare troppo da un certo punto di vista per capire di cosa parlerà il testo. Però, per esempio, ci sono anche casi in cui avevo un libro che mi era stato regalato di cui non mi piaceva la copertina, non mi è piaciuta la storia. Non so, forse sarà stato un pregiudizio. Oppure ho sentito parlare male, maluccio, di un libro. Magari poi ve ne parlerò, perché non l'ho letto, quindi non posso dirvi di più, proprio perché le recensioni in questo caso non mi hanno invogliato a comprarlo, che aveva, è 400 il testo, sì, 400 di Susana Fortes, ha una copertina bellissima con uno scorcio della cupola del Brunelleschi che è straordinaria, io adoro Firenze, però ho sentito delle recensioni di persone che mi hanno detto che il libro in pratica non voglio dire sia scadentissimo, ma insomma, forse non doveva neanche essere pubblicato. Solo un appunto che a me personalmente ha fatto passare la voglia è il fatto che tutto parte da un quadro di un pittore che però non è mai esistito. Mi spiace, magari avrò spoilerato un po' l'inizio, ma per me che faccio storia e adoro l'arte, non puoi parlarmi di un libro, di un quadro e poi il quadro è tutto finto, che io non posso neanche andarlo a cercare su internet e farmi la mia idea. Quindi via. Però quella copertina su Firenze mi attira, ogni volta che la vedo in libreria mi attira tantissimo, poi dico: Olga, ricordati che, perché ho anche letto un estratto sul Kindle, ricordati che non ti è piaciuto manco l'estratto, quindi non lasciarti tentare. Poi, numero 19, c'è una casa editrice che ami particolarmente? In realtà no, in passato amavo la Newton Compton, ma perché molti dei libri che compravo erano pubblicati dalla Newton Compton, però adesso no. 20. Porti i libri dappertutto o li tieni chiusi in casa? Li porto generalmente dappertutto, anche se devo andare a fare la spesa, alla posta, però da un po' di tempo, insomma, ho comprato il Kindle, quindi preferisco lasciare i libri più grandi, più delicati a casa e magari in giro leggermi libri appunto in formato elettronico, anche per questioni di comodità. 21. Qual è il libro che ti hanno regalato e che hai gradito maggiormente? Io credo che regalare libri a un lettore, se non sei anche tu un lettore forte, è un regalo rischiosissimo e al 98% probabilmente quel libro verrà regalato, venduto, gettato, non so, gettato no perché un lettore non getta mai libri, ma sarà in qualche modo riciclato. E a me è capitato, mi sono stati regalati dei libri, due per esempio, di questi due solo uno mi è piaciuto da morire e l'ho tenuto, l'altro l'ho regalato perché proprio... però la cosa bella è che la persona che me l'ha regalato sa, insomma, che io l'ho regalato, quindi non... io l'ho detto, no guarda, non mi è proprio piaciuto, veramente una banalità, paragonato all'altro che invece è stato divino, preferisco tenere l'altro. Quindi di solito tutti i libri che ho, alcuni libri che ho che mi sono stati regalati, li ho esplicitamente richiesti, voglio quello. E quindi, insomma, non è che io poi abbia libri regalati realmente. Regalati realmente, mi stavo affogando anche adesso, benissimo. E, forse solo uno effettivamente mi è stato regalato ed era inaspettato, cioè un libro sulla storia di Napoli, di mio nonno, che da piccola mi affascinava, come vedete la storia è sempre là, onnipresente, e non avevo il coraggio di sfogliarlo, quel libro. Poi alla fine, insomma... ho superato la paura, mio nonno aveva capito la mia passione per quel libro e me l'ha regalato. Quello forse è stato il regalo più gradito. Eh sì, bisogna dirlo. Numero 22. Come scegli un libro da regalare? Lo scelgo ovviamente in base al carattere della persona, al momento che sta vivendo quella persona. Di certo posso dire che
non avendo amici che leggono tanti libri quanto me, da un lato il mio lavoro qui è avvantaggiato, perché io probabilmente avrò almeno tra i testi che ho a casa una rosa di libri molto più ampia tra cui scegliere e da regalare a qualcuno. Forse, ripeto, nel caso inverso la cosa è più impegnativa. 23. La tua libreria è ordinata secondo un criterio o li tieni in ordine sparso? Criterio e ordine. Prima di tutto genere, quindi avremo il genere classici, filosofia, classici antichi, quindi latini e greci, romanzi storici, quindi genere prima di tutto. E poi in ordine di altezza. Non mi interessa l'autore, perché semplicemente a me basta sapere dove ho quel libro, che genere è, e lo trovo lì, quindi non mi interessa sapere, insomma, mettere in ordine di autore. Anche perché poi verrebbe sballata l'altezza, quindi capirete. Però di solito se ho libri appartenenti alle stesse collane, e quindi poi automaticamente dello stesso genere, per esempio quelle lì della Feltrinelli Universale Economica, quella lì che di solito sopra c'ha un quadro, insomma, e quelle sono tutte uguali, quindi in quel caso il dorso e la costa del libro è uguale, motivo per cui si può benissimo metterli in ordine anche alfabetico. Numero 24 e 25, le unisco perché sono simili in fin dei conti. Quando leggi un libro che ha delle note, le leggi o le salti e poi leggi eventuali introduzioni, prefazioni o postfazioni? Allora, nel caso di saggi storici, leggo le note, solo però se sono a piè di pagina. Odio le note a fine capitolo perché devi andare avanti e indietro e no. Non è per niente comodo, infatti mi chiedo chi sia l'editore che decide di pubblicare così. Introduzioni, postfazioni nei saggi storici le leggo perché ho scoperto per ragioni di studio che sono utilissime. Nel caso dei romanzi, assolutamente no. Quindi non leggetevi le introduzioni ai romanzi, soprattutto quando sono quelli da stranieri tradotti in Italia, perché rischiate di rovinarvi la storia. La mia amica l'ha fatto col Conte di Montecristo, poi alla fine l'ha letto comunque, però ha detto: guarda, io sono rimasta malissimo perché nell'introduzione mi era stato detto tutto. Ed è bruttissimo. Quindi anche lì dico: ma che traduttore sei? Cioè, vabbè. Allora, le 25 domande sono finite, io ho cercato di essere un po' più breve. Se vi piacciono questi generi di video, lasciatemi ovviamente un like, commenti, fatemi sapere le vostre abitudini di lettura, se siamo tutti un po' uguali noi lettori, fatti un po' con lo stampino, oppure siamo diversi, nonostante tutto, gli uni dagli altri. A presto e buona lettura!